Allora, come immagino abbiate notato, insomma, i volumi sono quelli che sono, sul nostro mercato non c'è molta enfasi, c'è un brutto segno di negatività, 23.335 punti per il nostro future. Non so se ipotizzare una fase ribassista o se è solo una giornata, insomma, così negativa che lascia un po' il tempo che trova. Questo lo chiederò ad Alessandro Aldrovandi, che mi dicono già in collegamento con noi. Buongiorno Alessandro Aldrovandi, trader privato, indipendente. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti Alessandro, allora dimmi tu, cos'è? È partita una fase negativa o è solo una giornata così di rosso e basta? Ma direi che il rosso pesante al momento lo stiamo vedendo solo ed esclusivamente su Italia e Spagna fondamentalmente, che sono i paesi i cosiddetti periferici dell'Europa, in quanto quelli più deboli, quelli che vengono assoggettati come vicinanza e debolezza appunto alla Grecia, che è il tema caldo del momento. Sembra che sia diventato il tema caldo del momento da ieri, da giovedì e venerdì, secondo me già 5 anni che siamo qua. Sì, negli ultimi 3 mesi era già un tema caldo ed era un tema che diventava ancora più bollente nell'ultimo mese. In realtà questo non ha impedito comunque al mercato dai massimi di metà aprile a scendere e poi risalire fino a toccare nuovamente questi massimi. Diciamo che questi ultimi 20 giorni francamente non li ho capiti come rialzo. E forse anche ci sta, nel senso che l'Italia, visto che parliamo in particolarmente appunto in modo particolare del FTSE MIB, è tornato sui massimi, diciamo, storici relativi, perché il 23.008 o livelli simili non l'abbiamo toccati ormai da tantissimi anni, è tornato su quei livelli, c'è stato per qualche seduta sul finale della settimana scorsa e oggi sembra invece decisamente ritracciare, riportarsi verso il 23.000, cosa invece che non sta avvenendo sul DAX, che invece da qualche seduta direi è in congestione fra un 11.750. Sono chiusi i tedeschi, Alessandro, oggi? Come dici? Sono chiusi i tedeschi oggi? Sì, appunto, dico, è rimasta esattamente così. Ma dici che è anche per quello che noi stiamo scendendo così tanto quest'oggi? Perché insomma non abbiamo benchmark come di solito è il DAX? Insomma, per poter aggrapparci a qualche cosa, dico. Ma no, non direi, perché comunque certo che il DAX è chiuso, ma i future americani sono comunque aperti, la borsa è chiusa, i future americani sono aperti, anche se avranno una chiusura anticipata per le 19, ma anche lì vedo che la discesa è assolutamente minima. Direi che comunque sì, la discesa è dovuta a un ritracciamento assolutamente tecnico e è dovuto appunto all'incertezza di quello che succederà con l'aspetto Grecia, insomma, tutto lì. Stefano da Recanati mi scrive: Emeric, te le fai le domande giustamente di cosa succederebbe e come coprirsi nel caso che la Grecia andasse in default, ma purtroppo nessuno sa nulla. Questo insomma è il core dell'intervento di un nostro telespettatore, cioè nessuno sa nulla, però proprio in virtù di questo forse è il caso magari di ipotizzarla una strategia di copertura per un eventuale portafoglio. Sì, ma credo che sia tutto sommato anche abbastanza semplice, voglio dire, veniamo da 4 mesi di grande rialzo, soprattutto sul mercato italiano, immagino che il telespettatore sia focalizzato su questo mercato, veniamo da 4 mesi di grande rialzo, ammesso appunto la giornata di oggi dove si mangia un pochettino, il guadagno penso sia stato più che sufficiente, ampiamente oltre ogni aspettativa. Più che coprirsi con future e quindi immunizzare la performance attuale, direi che è possibile, visto che non sappiamo, visto che c'è assoluta incertezza, più che coprirsi con future e quindi immunizzare il portafoglio, direi che una parte dei profitti possono essere tranquillamente utilizzati per assicurarsi nel caso il mercato dovuto scendere, appunto quel meno 8% che a cui potremmo assistere tra la mattina se ci alziamo e la Grecia. Bravo, E questo potrebbe avvenire non con lo short di future, ma con l'acquisto di put sulle opzioni, che va a colpire esattamente, visto c'è la possibilità con l'ISO alfa di andare
a prendere dei singoli titoli su quali ogni telespettatore, ogni investitore o risparmiatore è esposto. Allora aspetta che stai parlando un po' troppo difficile, stiamo parlando di opzioni sui titoli, eventualmente se una persona è investita in alcuni titoli long può andarsi a coprire con le opzioni su questi titoli, questa era la tua ipotetica. Esatto, strategia. Delle put, esatto. Con una put che ha un costo basso, però insomma ti dà un buon livello di copertura. È esattamente un'assicurazione, come si paga un premio assicurativo di una certa cifra contro un determinato rischio, certo. Se succede qualcosa sei coperto e quindi hai pagato bene perché verrai risarcito. Se non succede niente e va tutto bene come speriamo che vada, vabbè, hai buttato via i soldi per il premio assicurativo, ma è assolutamente conveniente, lo facciamo in tante altre cose, solo una questione diciamo più psicologica che altro. Va bene, dai, altro Alessandro? Niente, direi che da segnalare l'euro-dollaro che è in discesa, quel famoso livello di 1,15 che ti avevo segnalato qualche settimana fa, sì? Su quale molti erano dubbiosi, in realtà è stato toccato, si è raggiunto, avevo detto dopo l'1,10 la rottura di 1,15 il target poteva essere ambizioso fino a 1,15, questo è avvenuto, poi da lì un ritracciamento tecnico assolutamente necessario perché poi l'euro non ha tutta questa, diciamo, non è così, non ha queste argomentazioni fondamentali per salire ulteriormente o rafforzarsi ulteriormente, mentre invece rimangono forti e valide argomentazioni affinché il dollaro possa rafforzarsi, perché anche dagli ultimi verbali del FOMC, della Yellen negli Stati Uniti è stata assolutamente confermata l'intenzione di alzare i tassi di interesse. C'è solo di chiedere il momento, che se non è un mese l'altro, se non è settembre ottobre, insomma comunque i tempi sono quelli. Tornando un po' a eventuali cali di borsa, Grecia, eccetera, eccetera, un altro telespettatore, Giuseppe da Grosseto, ci dice: guardate che vi siete dimenticati dei 200 miliardi di sofferenze bancarie. Chi paga se non un deprezzamento del 20-25% degli asset borsistici? Insomma, comunque sia, un po' di paura c'è nell'investitore italiano. Sì, le ipotetiche perdite, sì, le sofferenze del settore bancario italiano sono un po' meno per fortuna, sono già scese sui 150, sì, erano 190-200 fino a 6 mesi fa, diciamo che ogni trimestre comunque le banche nei bilanci cercano di mettere una certa quota di queste sofferenze e nonostante questo comunque i bilanci delle banche, come si è visto anche dall'ultima trimestrale, non ne soffrono, quindi spalmando nel corso del tempo queste sofferenze vengono controbilanciate dai buoni risultati, direi che è un problema che può essere lentamente, trimestre per trimestre, anno per anno ancora gestito, ecco, non lo vedrei come un default improvviso, lo sappiamo, lo possiamo a mio parere gestire con intelligenza spalmandolo nel tempo. 190 miliardi attuali mi dicono, vedi che sono preparatissimi i nostri telespettatori. Mi fa piacere, insomma io sì, ero rimasto anch'io a 190 ma ero convinto che fossero scesi. Va bene, il nostro telespettatore, e sono cresciute mi dicono. Non sono scesi, però va bene. Senti Alessandro, non so, abbiamo altro di cui discutere di interessante o... direi che tengo sotto controllo anche il petrolio, crude oil, sì. Nessun entusiasmo, anche se è sceso, cioè anche se è risalito dopo la grossa discesa, è salito a 42, sta salendo, ha toccato il 62, sì. Dollari al barile, attenzione perché oltre qui non va, è inserito nuovamente in un canale discendente e rimaniamo attorno a 59-60, è difficile appunto che arrivi a 70 dollari che era un po' una resistenza importante, quindi nessuna velleità sul petrolio, ancora molto presto per pensare ad un recupero, so che all'IPF molti ne hanno parlato, no, sulle commodities forse l'unica interessante può essere il cotone e lo zucchero, mentre il petrolio assolutamente no, ecco. Allora Alessandro, dai, ti ringrazio per essere stato con noi, ricordo che il nostro amico Alessandro Aldrovandi e le sue strategie le potete trovare su strategieditrading.it, giusto Alessandro? Sì, certo. Abbiamo qualche seminario, qualche evento in calendario? No, ci riposiamo dopo la fatica dell'ITF. A chi lo dici? Ciao Alessandro Aldrovandi, grazie mille. Buongiorno a tutti.